fare allenatore è difficile, molto difficile, però è molto stimolante. Il mister continuava a cambiare e io mi girai e dissi a Gigi: scusa Gigi, ma che stai facendo? Non so che cazzo sta combinando quello, non ci capisce niente. Finita la partita, gli andiamo vicini, io: mister, ma che ti ha preso oggi? Continuano a mettere attaccanti. E lui ci disse: perché voi non vi siete resi conto che dietro non passava nessuno. Allora, questa vostra sicurezza che mi avete dato mi ha permesso di inserire degli attaccanti. Il fatto sta che 2-0 siamo andati a Berlino. Ciao, sono Fabio Cannavaro e vi racconto il mio modo di vedere il calcio. Fabio Cannavaro, allenatore, penso che sia un allenatore normale, perché alla fine il mio obiettivo è quello di vincere. È l'obiettivo di tutti gli allenatori. Ma oltre a quello, mi piace comunque cercare di lasciare qualcosa ai miei giocatori, perché sicuramente i trofei sono quelli che fanno la differenza per quanto riguarda un allenatore, ma anche il bagaglio tecnico che un allenatore può trasmettere al giocatore alla fine è quello che ti gratifica di più. Faccio un esempio: che tutti ricordano l'anticipo che feci con Podolski. Quello fu un suggerimento di mister Maldini i primi anni dell'Under 21. E lui mi disse: ricordati che ogni volta che rimbalza il pallone a terra, uomo morto. Io ho avuto la fortuna all'inizio soprattutto di sfruttare il mio nome, comunque sono stato un giocatore importante, ho vinto il mondiale, il pallone d'oro, e sicuramente il giocatore all'inizio mi guardava in un modo incantato. Mi piace di dividere il campo, chiamiamole per catena, catena di destra, catena di sinistra, e lì in base a quello gli faccio occupare un po' tutti gli spazi. Se l'ala viene dentro, la mezzala va fuori, se il terzino si alza, questo qua viene dentro. Tutte le dinamiche che possono succedere da una fascia all'altra. Quello che non si devono muovere mai sono, per me, sono uno e due. Sono un po' i punti di riferimento per quanto riguarda il 4-3-3. Mi piace che la mezzala attacca comunque negli spazi, perché se questo viene giù, lui va su, sai, tutti i movimenti che possono crearsi da un lato all'altro. Dopo 6 mesi di Guangzhou è arrivato un giocatore che secondo me era straordinario, che era Paulinho. Era molto più portato all'attacco che magari alla fase difensiva. Allora ho cercato da buon napoletano di fargli un vestito su misura. Sicuramente adesso li chiamano interni, li chiamano in tanti modi, però per me comunque è una mezzala, vecchia mezzala. Paulinho era quasi sempre da qui in su, e quindi il fatto di avere comunque due esterni che spingevano molto e avere comunque sempre tre dietro che mi garantivano quella fase difensiva mi ha permesso che Paulinho, soprattutto il secondo anno, facesse 22 gol da mezzala. Quindi alla fine è stato quello che ci ha fatto la differenza, anche perché negli anni io a Guangzhou quello che mi mancava è sempre stato un attaccante con determinate caratteristiche. Non sono riuscito a prenderlo e quindi ho dovuto adattare questa cosa qui. E mi è andata bene perché abbiamo vinto il campionato. Quando mi è venuto a mancare Paulinho ho dovuto sviluppare un altro sistema. Un sistema che ho usato molto con Malesani. Perché durante una partita, proprio mentre giocavamo contro una squadra che si schierava con 1-5-3-2, mi rendevo conto che comunque prendevo la palla coi terzini, anche se erano magari alti, comunque per portarla su ci mettevano tempo, e comunque decisi di cambiare. E fu semplicissimo, perché portai le ali dentro, ho alzato i due, ho abbassato e mi sono andato a creare un altro sistema di gioco, che era quello che avevo fatto con Malesani e che mi aveva portato anche a vincere la Coppa UEFA. Con questo sistema qui, soprattutto quest'anno, ha avuto grandi, grandi risultati, perché al di là dei tanti gol che abbiamo fatto c'è stata comunque una qualità di gioco, una supremazia territoriale, perché praticamente giocavamo proprio tutti quanti nella metà campo avversaria, con cose semplici, perché quello che ti chiedevo, che comunque soprattutto in zona palla venisse l'ala dentro, questo si alzava per avere comunque sempre chi portava palla un 5 soluzioni, la poteva avere dentro, tra le linee, fuori, o palla lunga quando il difensore veniva su, la palla su, oppure il cambio gioco. Perché credo molto nel possesso palla, credo molto nell'occupazione degli spazi, lavoro molto sotto quel punto di vista. Ho cambiato non tanto nella fase difensiva,
sicuramente nella fase offensiva, perché oggigiorno quando il portiere c'ha la palla anche in area si è abituato ai difensori a giocarla, ci si abitua durante gli allenamenti, comunque anche sotto pressione, anche se la squadra avversaria è nella tua metà campo, comunque ci si abitua a giocare tramite esercitazioni. Ai tempi nostri, nella difficoltà, ti dicevano vada in tribuna. I difensori di oggi sono avvantaggiati sotto quel punto di vista, perché? Perché partecipano molto di più alla fase offensiva del gioco. Quando giocavo è vero che non volevo fare l'allenatore, però comunque mi segnavo le cose che mi piacevano degli allenatori e quelli che non mi piacevano. Sicuramente ho avuto degli allenatori bravi nella gestione, Capello, un allenatore che comunque la disciplina, la gestione, bravissimo sotto quel punto di vista. Ho avuto allenatori molto bravi a leggere la partita sulla panchina, Mister Lippi, che veramente influiva tanto durante una partita. Ho avuto allenatori tattici, da Sacchi, che comunque è stato il maestro che ha cambiato il calcio italiano per tanti anni, e ho avuto Malesani. Le cose che ci insegnava lui a Parma sono ancora attuali, e quindi il bello è questo. Il calcio è come la moda, alla fine gira e rigira, sono sempre le stesse cose. Con Malesani io comunque, giocando in una difesa a tre, venivo a giocare fino a qui. Proprio perché? Perché Malesani era uno che ti allenava durante la settimana a giocare. Lui ti diceva la palla va sempre al centrale, il centrale decide quale dei due attaccanti attaccare, lo attacca, questo stringe, scarico palla e andavo dentro. Però perché lui ti dava questa garanzia? Io non ti preoccupare, vai, perché tanto tu c'hai due che stanno dietro, quest'altro che viene dentro, qualora si dovesse perdere la palla comunque riusciamo, con uno dei centrocampisti sempre in appoggio. A un giocatore se gli dici così non hai paura di andare, e quindi è l'abitudine a giocare. Io ho avuto la fortuna di avere allenatori che nei momenti difficili venivano fuori e portavano la squadra a vincere. Io ricordo Capello a Madrid, eravamo a meno 7 dal Barça, e io gli dissi: guardi mister, è un peccato che c'è qualcuno che non ci crede ancora, perché noi abbiamo ancora la possibilità di poter vincere. Disse: no, non ti preoccupa Fabio, tanto lo so io quello che bisogna fare, perché sicuramente vinciamo il campionato. Già sapeva, già aveva visto. Poi alla fine arrivammo a pari punti col Barcellona e vincemmo il campionato. Noi abbiamo finito la semifinale mondiale con 4 attaccanti, 2 terzini che spingevano molto. Questo era Pirlo, questo era Grosso, questo era Zambrot, che erano comunque offensivi. Qui di difensori, di giocatori con qualità difensivisti eravamo 1, 2 e 3. Materazzi, Cannavaro e Gattuso. Il resto erano tutti super offensivi. Poi il mister continuava a cambiare e io mi girai e dissi a Gigi: scusa Gigi, ma che stai facendo? E dice: non lo so, che cazzo sta combinando quello, ma non ci capisce niente. Finita la partita, gli andiamo vicini, dice: mister, ma che ti ha preso oggi? Continuano a mettere attaccanti. E lui ci disse: perché voi non vi siete resi conto che dietro non passava nessuno. Allora questa vostra sicurezza che mi avete dato mi ha permesso di inserire degli attaccanti. Il fatto sta che 2-0 siamo andati a Berlino. La riunione che abbiamo visto di Mancini fare prima dell'Europeo mi ha ricordato molto la riunione di Mister Lippi. Prima della partita Italia-Francia noi ci trovavamo, come prima di tutte le partite, nella nostra sala riunioni, 3 ore prima, che all'epoca non avevi l'obbligo di arrivare 5 ore prima allo stadio. E lui, una volta arrivati tutti i giocatori, scoprì la formazione, ci guardò e ci disse: cosa dobbiamo fare? Abbiamo solo una cosa da fare, vincere. Lì non c'è tattica, non c'è tecnica, non c'è nulla, è una finale si gioca solo una volta, e quindi alla fine le parole sono importanti, ma poi quello che fa la differenza è nella testa dei giocatori. Posso stare qua e parlarvi 10 ore di tattica, vi posso parlare di tutto, ma poi alla fine per un allenatore quello che è fondamentale è capire la testa dei giocatori.